Ho tutti. Lo senti il fiatone? Allora, come vedete, oggi sono quassù. Ho già fatto, secondo l'orologio, almeno una decina di minuti di camminata e sto già così. Io parto già perché non ho idea se arriverete o meno, dato che è la mia prima diretta su Instagram. E vi voglio raccontare una cosa. Allora, vi faccio vedere che questa mattina, cioè, vi faccio vedere da dove arrivo. Oh, stiamo facendo abbaiare i cani. Quella è la strada. Aspettate che vi sposto. Allora, perché ho fatto questa diretta? Mi scuso se vedrete il video sballonzolare e se vedrete il mio fiatone che perdura, ma camminare, avere la pancia occupata da una bambina e il caldo, diciamo che non mi aiuta a fare una diretta calma e rilassata. Qui fuori qui è meglio, eh. Guardate che bello. Allora, casa mia è quel tetto laggiù. Per farvi capire. Guardate un po' che strada che mi sono fatta e non ho finito. E nonostante io cammini praticamente giornalmente, Sonia, la ricciardina, ve lo può dire perché mi vede sempre vicino casa, sostanzialmente io sto così. Volevo fare questa diretta per parlare a chi si sente come me. Cioè, pensateci un secondo, non so se è mai capitato che vai a fare quattro passi, cammini un pochino e men che non si dica c'hai il fiato corto, il fiatone. E non vuoi fare altro che fermarti. Magari non è successo a te specifico, ma potrebbe essere successo a qualcuno che guarda il video. Questo perché? Perché a me, ti spiego perché succede a me, e poi ti dico perché succede a te. Io ho una bambina qua dentro. Si vede? Sì, si vede. Allora, cosa succede? Ciao Anna Maria. Quando tu hai un globo, come se avessi ingoiato un'anguria, non puoi respirare bene. Praticamente la respirazione funziona così. Di norma dovrebbe essere diaframmatica, cioè c'è questo muscolo che sta così e lui cosa fa? Schiaccia le viscere in basso creando una pressione negativa per far entrare l'aria nei tuoi polmoni e poi quando la butti fuori torna su e si piega. Ecco, a me questo non succede perché non c'ho spazio in giù. Quindi la mia respirazione non è più diaframmatica, il mio diaframma non scorre su e giù, ma rimane dritto, anzi un po' incurvato, così. E la mia respirazione è toracica. Quindi cosa vuol dire? Che io utilizzo dei muscoli diversi per salire e far entrare l'aria in modo più forzato. Quindi io mi faccio molto più il mazzo. In più, io ho più bisogno d'aria perché respiro per me e per lei. Quindi i miei atti respiratori sono molto frequenti. E te lo posso assicurare, è così. In più, il corpo, prima di far entrare più aria con un solo atto, fa più atti. Quindi ti fai un mazzo così e dici, ma cavolo, ma io ero allenata, ma io riuscivo a camminare. No, cioè, cazzo, tu hai problemi. Perché ti dico questo? Perché se tu sei sovrappeso, non stai bene, hai una grossa quantità di grasso addominale, stai provando quello che sto provando io. E non è bello, te lo assicuro. Per carità, ci sono tante cose belle, io so che per un buon motivo, eccetera, ma tu sai che per te invece non è così, giusto? Perché se tu hai questa pancia che ti impedisce i movimenti, io ci scherzo che non riesco a mettermi le scarpe, ma sostanzialmente molti miei pazienti sovrappeso fanno fatica anche loro. E quindi, buongiorno dottor Pini, qual è il discorso? È che sostanzialmente io me lo devo tenere così, almeno finché non nasce la bambina. Ma tu puoi fare qualcosa subito, perché è indubbio che appena tu comincerai a muoverti, a mangiare un po' meglio e la situazione comincerà a migliorare, questo tuo problema migliorerà. Quindi pensa a quanto beneficio puoi ottenere solo facendo dei piccoli cambiamenti, cominciando a mangiare meglio ora.
C'ha la lingua per terra, gente. Quindi, il discorso qual è? Io me la devo tenere così. Anzi, nei prossimi 3 mesi non farà che peggiorare. Migliorerà il caldo, ma peggiorerà tutto il resto. Invece tu, se hai questo problema, puoi farci qualcosa da subito. E ti assicuro che lo puoi vedere nelle varie testimonianze che ho sul profilo, eccetera. Sostanzialmente i benefici arrivano quasi subito. È chiaro, non è che schiocchi le dita, però il beneficio arriva immediatamente perché magari cominciando a mangiare come si deve ti senti meno gonfio. E se ti senti meno gonfio, tutto quel discorso di spazio, di capacità del diaframma di muoversi più liberamente, parte già. Quindi il beneficio è proprio, non ti dico immediato, ma molto veloce. Quindi, che ne pensate di questo tipo di diretta? Vi è piaciuta? Volete che ci facciamo al camminate insieme? Io, finché non do una baccata per terra, posso farlo. Vedo che in un po' ci siete. E comunque non c'è verso, ragazzi, il fiatone non mi passa e non mi passerà perché continuo a parlare e perché sostanzialmente ciò bevi. Allora, qualche cuoricino arriva, quindi vuol dire che tutto sommato non vi è dispiaciuto. Ora mi sto spostando in una zona meno impervia. Non so se vedete. Per chi si fosse connesso adesso, abbiamo fatto una diretta in strada per spiegarvi come mai che avete il fiatone, sia voi che io. Diciamo, è un fiatone che non dipende soltanto dall'allenamento. Chiaro che se io faccio questa cosa spesso, migliora la capacità del mio corpo di rispondere a questo stimolo. Ma se come me avete un impedimento fisico, il fiatone non migliora, ve lo giuro, io vado a camminare tutti i giorni. Avete delle domande? Potremmo darci un appuntamento fisso a camminare, vi va? Ho fatto 1 chilometro! Non ve lo dico il ritmo medio perché è veramente vergognoso. Ma d'altronde mi sono fermata a parlare più volte. Giuro che so camminare meglio di così, eh. Ma non è proprio il massimo. Scusate, c'è anche il sole. Ecco, aspetta, facciamo così. Ecco, io perdo 2 retine, ma almeno voi mi vedete. Va bene. Allora, se non avete domande, io direi che la chiudiamo qui. Per favore, scrivetemi un commentino se vi è piaciuto questo tipo di video. Se invece volete avere più informazioni in merito al percorso con me, per evitare di avere questo fiatone terribile da subito, andate sul mio profilo e nella bio trovate il link a un modulo per ottenere le informazioni che vi servono. Ok? Bella idea, grazie. E io per il momento vi saluto perché vado a cercare di sopravvivere. Grazie di essere stati con me anche oggi. Sei fantastica. Eda, Marianna, meno, meno, raga, che poi mi monto la testa. Ciao a tutti, buona giornata. Oddio, adesso come si stacca?